a tutti, bentornati, benvenuti nel canale. Io sono Silvia e oggi sono qui finalmente per aprire con voi una box Lunari. Se mi avete seguito con il vlog del Salone del Libro o con le due parti del book haul, sapete già che ho comprato allo stand Pendragon due bookish box lunari. Cos'è una bookish box? È una box a sorpresa a tema libri. In passato, se mi seguite da un po' di tempo, ne ho già spacchettate sia Dreamer Whale che varie altre, ed è una cosa che mi piace tantissimo, soprattutto queste box misteriose a tema libri. Poi però in realtà ho visto che i gadget li ho quasi tutti regalati e quindi fondamentalmente non sono cose che utilizzo, però ho voluto provare a dare una chance a questa box. Hanno un valore di costo molto alto, però le ho viste comunque in vari video e ne ho sentito parlare molto, quindi ho voluto proprio, prima di fare l'abbonamento, ho voluto proprio andare al Salone del Libro e testare, vedere, provarne. Ne ho comprata una io e una me l'ha regalata mia mamma e oggi ovviamente faremo l'unboxing di una delle due, quella che pesa meno. In realtà io ho visto quali libri ci sono all'interno perché appunto lì al salone erano in esposizione quelle che erano disponibili, quindi io sono andata più che altro a scegliere i libri, però sono sincera che non conosco nessun libro, l'ho visto ma non conosco trama né niente né autori e non ho però visto i gadget che ci sono all'interno, quindi diciamo che a parte il libro anche per me è un po' mystery, quindi io direi di iniziare subitissimo, quindi scendiamo giù e vediamo che cosa c'è all'interno di una Lunari. Allora, questo è il packaging, la box. Qui c'è il logo, credo sia il logo Pendragon loro. Scusatemi l'ignoranza, però io non mi sono informata moltissimo su appunto queste box. E qua c'è scritto: quando la notte si fa buia, le lucciole prendono il posto delle stelle, l'inchiostro diventa magia. Questa frase mi piace davvero moltissimo, però direi che il suo contenuto forse ci piacerà molto di più. Molto bene, allora direi di iniziare subito. Ho cercato di inquadrare al meglio possibile e sono davvero super super curiosa. Allora, vediamo. Olè! Ok, allora all'interno non me l'aspettavo tutta quanta così carina, decorata, quindi molto molto bene. E qui abbiamo questo libricino che in teoria dovrebbe essere, credo, il tema, quindi A Sea of Pages, e all'interno presumo ci siano spoiler o qualcosina. Aspettate che do una sbirciata. No, ti sfido, condividi una foto, un video come soggetto. Ah no, sì, qualcosina c'è all'interno che ci spoilera, quindi lasciamo perdere. È tutto quanto imballato e coperto, però io vedo subito una cosina e so che appunto Clarissa di Cozy Corner Candles collabora, perché appunto avevo visto alcuni spoiler su alcune box e quindi sono super contenta perché a me Clarissa piace davvero tantissimo, ho un po' di cosine sue e queste qui sono la giara, quella piccolina, poi io in realtà ho anche quelle più grandi comprate al Salone del Libro che avete visto e questa appunto è The Kind Hired Manor. Credo che probabilmente si intenda un personaggio del libro. Wow, bellissima. Adesso appunto lei le decora anche al suo interno. E qua dice schiuma di mare, incenso armonioso, legno salato tipo e poi un ruination, non so cosa sia. Wow, ha una profumazione pazzesca, mamma mia, mi piace davvero tantissimo, non so se appunto sono in edizione limitata per questa box, ma credo proprio di sì. Molto bene, andiamo avanti e quindi a questo punto togliamo la carta, voilà, ok, vedo già tante cosine belle. Allora, prendiamo la prima cosina, ok, I Will Love You to Ruination, quindi questa
una toppa e probabilmente questa è una frase che richiamerà sicuramente il libro, che poi andiamo a scoprire quale sia, anche perché io sono sincera che da questi indizi io non ci ho capito nulla, però so che dovrebbe essere un fantasy autoconclusivo, perché appunto almeno gli avevo chiesto qualcosa che potesse iniziare e finire, che dopo non fosse l'inizio di una saga. Mi piace, molto carina, però probabilmente non la utilizzerò, anche perché io già non utilizzo le toppe, poi fatta in questo modo sarà sicuramente uno di quei gadget che, come dicevo prima, non utilizzerò e quindi regalerò. Poi, Angarad. Quindi, qui abbiamo credo, un'agendina ad anelli, molto, molto, molto carina, a dirvi la verità. Andiamo innanzitutto a spacchettare. Ok, è morbidissima, quindi è di un cartonato vellutoso. Vellutoso, non esiste neanche velluto, ha tutti quanti gli intagli dorati e appunto c'è scritto Angrad. Fatemi sapere se è un libro, se è un qualcosa, perché io sono ignorante in materia. E poi, ok, sì, all'interno è un semplicissimo stile block notes ad anelli, molto bello, mi piace davvero tantissimo. Lo utilizzerò probabilmente se devo prendere qualche appunto di viaggio o qualcosa. Mentre per quanto riguarda le letture, utilizzerò il bookie journal che ho comprato appunto da loro. Bello, però devo dire che è veramente molto, molto bello, fatto bene. Poi vedo dei disegni, quindi probabilmente sono, sì, c'è scritto qua, page overlays. Questo mi piace tantissimo. È una moda che sta uscendo da poco, che sta spopolando da poco, scusate, e sono praticamente questi disegni, queste grafiche, che rappresentano i personaggi e l'andamento della storia. E poi qui mi piace perché è stato indicato dove vanno, in quale pagine vanno inserite. Mi piace tantissimo perché dare un'immagine dei personaggi reali, averli così reali mi stuzzica sempre moltissimo. È vero che l'immaginazione poi vale il doppio, però già averli così disegnati, rappresentati, ha un valore sicuramente aggiunto. Li andiamo a sbirciare insieme. Io spero non facciano spoiler per quanto riguarda la storia. In realtà non credo. E sono appunto simil trasparenti che vanno ad essere inseriti nelle pagine. Adesso con la luce della ring light voi non vedete molto bene, però sono bellissime. Sono veramente bellissime. Io spero di non stare a fare spoiler, io non ci capisco niente, però magari se voi lo avete letto o siete curiosi di leggerlo, spero, se no skippate. Andate assolutamente avanti. Aspettate che con la luce qui è un totale disastro. Wow, sono veramente, veramente bellissime. E poi magari le possiamo andare assolutissimamente ad inserire all'interno del libro. In realtà come gadget sono già finiti, quindi sono un po' delusa per questa cosa qui, perché poi vi dico due cose finali. Ah no, scherzetto, c'è ancora una cosa. C'è un segnalibro in legno, molto molto carino. The only enemy is the sea. Quindi l'unico nemico è il mare. Mi piace tantissimo sui toni dell'azzurro con questa mano. Bellissimo, mi piace molto. Io questo però credo che lo terrò come decorazione perché non credo che lo userò come segnalibro, però molto 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 bello. Come vi dicevo, gadget terminati, abbiamo soltanto, spostiamo questa. Abbiamo soltanto il libro che è contenuto in questa piccola dust bag di velluto con appunto la scritta Lunari e il logo. Molto bella questa dust bag, questo poggia portalibro, anche perché appunto sicuramente riutilizzabile. Quindi io direi di andare a scoprire quale libro è. Io vedo già che ci sono gli edge decorati, quindi sarà sicuramente wow. Quindi uno, due, tre, voilà! Ok, allora, questo è il libro, ovvero
A Study in Drawing, la storia sommersa di Ava Reid del Castoro Off. Quindi è stato pubblicato dal Castoro, è sicuramente un'edizione wow, non so dirvi se questa è l'edizione fatta apposta per la Lunari o è uscita proprio così, però wow, cioè legge, wow, fantastico. Ha questa sovracoperta, vedete, trasparente, e poi, aspettate, prima di fare danni, la copertina, vedete, incartonato. È bellissima, è un'edizione curata. E poi al suo interno troviamo il segnalibro, una letterina dedicata al lettore di Lunari, direttamente da Ava, qua dice in questo modo, e poi c'è l'autografo, e sicuramente questo libro ha un doppio valore perché è autografato, quindi già questo per me è un punto in più, un plus in più. Poi adesso andiamo un attimo velocemente anche a leggere un attimo la trama, giusto per avere un'idea di che libro è. Allora, leggiamo la trama. Ti amerò fino alla rovina. Heffy Sire ha sempre creduto nelle fiabe, non ha avuto scelta, fin da bambina è perseguitata da visioni del re delle fate. Da sempre la tiene a galla solo Angerad, il romanzo di Emrys Myrddin, che racconta del tragico amore tra una giovane e il re delle fate. Così, quando la famiglia Myrddin indice un bando per ristrutturare la magione dell'autore, Heffy, studentessa di architettura, è sicura che questo sia il suo destino. Ma Villa Ireth è un'impresa impossibile, una casa muffita e decrepita sul punto di sgretolarsi nel mare affamato. E quando Effie vi è arrivata, scopre di non essere sola. Preston Hallory, un tedioso studente di letteratura, è determinato a dimostrare che il colpianto autore era un truffatore. Mentre due rivali investigano sull'eredità di Myrddin, forze oscure, sia mortali sia magiche, cospirano contro il loro sentimento che comincia a sbocciare, ma la verità potrebbe portare entrambi alla distruzione. Ok, quindi è un romantasy, un romance fantasy, mi stuzzica, mi incuriosisce molto, l'edizione mi piace tantissimo. Qua dietro, ah ecco, esclusiva Lunari, mi ero dimenticata di farvelo vedere, quindi questa edizione è un'esclusiva Lunari. Lui non amava nulla più della verità e lei non aveva amato nulla più del proprio mondo immaginario. Chissà come, nonostante questo, si erano trovati. Mi stuzzica, sono sincera, mi stuzzica moltissimo. Se l'avete già letto, fatemi sapere qua sotto con un commentino che cosa ve ne sembra, che cosa, se vi è piaciuto o meno. Mi piace tantissimo, scusate se ve lo sto facendo rivedere in mille salse, ma mi piace tantissimo, sono super super contenta. Quando ho scelto la box sotto loro consiglio, il libro l'avevo visto da lontano, quindi in realtà vederlo così è wow. L'unica cosa che traiamo un attimo le conclusioni finali, dietro il costo, perché la Lunari costa 55 € su abbonamento. In fiera in realtà mi pare di averla pagata o 70 o 75 €, quindi ha un prezzo molto molto alto. Loro mi hanno spiegato che gli abbonati devono sicuramente avere un vantaggio e su questo non ci piove, sono assolutissimamente d'accordo. Però in realtà forse per il contenuto che aveva era forse un po' poco per il prezzo, perché ok, il libro sicuramente ha un costo elevato, 24 € c'è scritto, quindi questo sicuramente prende gran parte della box. Poi cosa abbiamo trovato? Una candela di Cozy Corner Candles che le ho pagato 14 € quelle grandi, quindi questo potrebbe venire sui 10 euro. Poi abbiamo trovato un'agendina molto bella, fatta molto bene, però non credo che il suo costo possa superare i 20 euro. Poi ci sono gli overlays e il segnalibro, quindi diciamo che a livello di oggettistica e di contenuto mi è sembrata un po' misera, però ovviamente fatemi sapere voi qua sotto con un commentino che cosa vi è sembrato di questo spacchettamento. E sicuramente il prossimo sarà l'unboxing della seconda box, quindi non perdetevi anche l'unboxing, lasciando un mi piace, spolliciando spunto se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e noi niente, ci vediamo sicuramente presto con tanti nuovi video librosi. Ciao!